Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Bene, il quinto comandamento tocca anche la questione della guerra. E siccome stiamo assistendo alla guerra e molti restano scandalizzati, ma perché hanno perso le ragioni sia della guerra che della pace. Perché l'uomo fa guerra? Perché è peccatore. E all'origine c'è l'ira, l'ira che provoca poi come conseguenza l'aggressione e così via. Siccome però il pensiero cattolico si è annacquato, si pensa che per forza ci debba essere la pace, quasi un dovuto, ma la pace non c'è se non si disarmano i cuori, e per disarmare il cuore ci vuole la conversione. Perciò il Signore ha detto che le guerre nascono dall'interno del nostro cuore, donde vengono fuori le inimicizie e tutte le altre cose. Gesù non ha fatto discorsi pacifistici, ha semplicemente detto: beati gli operatori, i costruttori della pace. Però non si riferiva lui tanto alla pace delle nazioni, che all'epoca non era nemmeno immaginabile. Si riferiva alla pace tra gli esseri umani, che nel momento in cui prende piede diventa anche qualcosa anche di dimensioni più grandi. Ma se un uomo non ha la pace nel cuore, come fa a mettere la pace fuori, attorno a sé? Non è possibile. E allora il quinto comandamento a cui siamo arrivati, che, come penso ricorderete dal catechismo, è non uccidere. Questo è il quinto comandamento, non uccidere. Per chi segue dallo smartphone, siamo al 466 del compendio del catechismo. E la prima questione che viene posta è: perché la vita umana va rispettata? Per quale ragione? E la risposta è questa: perché è sacra. Ma chi capisce oggi questo aggettivo sacro? Dobbiamo dubitare. Sì, tutti lo ripetono, eh? Quando vogliono affermare che qualcosa non si tocca, dicono: questo è sacro. Però in realtà non sanno cosa vuol dire sacro. Si è molto persa questa idea del sacro. Allora, è sacra fin dal suo inizio. Vediamo perché è sacra. Essa comporta l'azione creatrice di Dio. Quindi la sacralità della vita dipende dal fatto che colui che l'ha creata è Dio, e tutto ciò che è sacro attiene a Dio. Perciò la vita umana è sacra. E dire questo significa che rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Quindi la nostra vita non ci appartiene, come a volte si sente dire, specialmente nei talk show televisivi: la vita è mia, la vita mi appartiene, eccetera. La vita non appartiene a nessuno, appartiene solo a Dio. E questa è la concezione del sacro. Per esempio, quando io dico: questo non posso toccarlo perché è una cosa sacra,
Cosa vuol dire? Che non è mia, non mi appartiene. Quindi non ci appartiene nemmeno la vita delle persone care. La vita delle persone care, dei nostri familiari, dei nostri affetti, possiamo dire che fanno parte del mio ambito esistenziale, relazionale, ma non posso dire che sono un mio possesso. Ognuno di noi non può possedere nulla. E la prova che non possiamo possedere nulla è che quando moriamo lasciamo tutto. Tutto, ivi compresi gli affetti più cari. Quindi il fine della vita è solo colui che l'ha creata. A nessuno è lecito distruggere direttamente un essere umano innocente, essendo ciò gravemente contrario alla dignità della persona e alla santità del Creatore, il quale ha detto: non far morire l'innocente e il giusto. È un versetto tratto dal libro dell'Esodo, che è il secondo libro della Bibbia, quello che racconta tutta la storia del popolo di Israele che esce dall'Egitto e così via, e si salva. Allora, guardate, questo primo articolo, il 466 del Catechismo, del Compendio, sul quinto comandamento, si può dire che dice tutto. Il dramma allora qual è? Perché l'uomo uccide? L'uomo uccide, potremmo dare questa risposta, perché si è allontanato da Dio e ha fatto di se stesso un Dio che voglia dominare gli altri. E ritiene che tutto ciò che gli sta a tiro è suo possesso. E questo accade perché l'essere umano, staccandosi da Dio, si carica di un orgoglio, di una superbia, di una voglia di potere che chiaramente, allontanandolo da Dio, lo rende anche disumano, cioè un essere umano che ha perso le caratteristiche tipiche dell'umanità, che sono soprattutto la ragione, la verità e l'amore. L'amore è l'ultima cosa. Prima viene la ragione, poi viene la verità. Se non c'è né ragione né verità, parlare di amore è una chiacchiera sentimentale. Diffidate sempre da quelli che enfatizzano l'amore, 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 come avviene anche oggi a certi vertici della Chiesa, e che non si domandano: e come mai l'amore non c'è? Perché manca la verità. E perché manca la verità? Perché manca la ragione. E siccome la ragione è Dio sommamente, sapete che San Giovanni chiama il verbo logos. Logos è un termine greco, io lo ripeto spesso, che viene dal greco, che vuol dire ragionare, logein, discutere. Infatti anche noi abbiamo delle parole in italiano per dire dialogare, che vuol dire ragionare, scambiare pareri, riflessioni. E quando nella Bibbia noi sentiamo che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, vuol farci comprendere che noi, nella nostra immagine e somiglianza fondamentale, siamo esseri razionali, cioè che di Dio ci hanno la scintilla della ratio, della ragione. E quindi nessun'altra creatura al mondo ha questa caratteristica. Gli animali non sono razionali, non hanno una ragione. E non avendo una ragione, non hanno una verità. E non avendo la verità, non hanno l'amore. Gli animali non sono capaci di amore.
quelle effusioni che noi vediamo fare agli animali non sono espressioni di amore, sono espressioni istintive dovute all'anima sensitiva che loro hanno. Per cui se ricevono, diciamo, un atto di attenzione, potrebbero ricambiarlo altrettanto. Se invece ricevono un atto di, diciamo, di repulsione, reagiscono nell'altra maniera, esattamente come noi, perché anche noi siamo animali, abbiamo anche noi una parte sensitiva, per cui abbiamo delle reazioni come gli animali. Anzi, a volte noi diciamo che siamo peggio degli animali quando vediamo che gli esseri umani hanno dei comportamenti inaccettabili. Noi diciamo peggio di un animale. Noi potremmo fermarci a questo articolo. Io non commenterò tutto, mi soffermerò di più su quello della guerra, ma per esempio vorrei dirvi che per esempio il 467 parla già della legittima difesa, perché qualcuno dice: se uno mi aggredisce io non mi devo difendere? E no, dice: la legittima difesa si attua con la scelta di difendersi e si valorizza il diritto alla vita. Proprio perché la vita è sacra, io ho ragione di difendermi, cioè di difendermi da chi mi aggredisce e vuole togliermi la vita. Che poi guardate il paradosso qual è, che da un lato noi ci teniamo a difenderci, poi dall'altra c'è chi vuole l'eutanasia, cioè far morire una persona che magari avrebbe diritto di difendersi e di dire: io ho diritto di vivere fino alla fine, perché mi vuoi togliere la vita? Purtroppo queste contraddizioni dell'essere umano fanno parte proprio della irrazionalità che il peccato incentiva. Ecco perché vincere il peccato è importante per restaurare la ragione. Restaurando la ragione, anche la fede diventa una luce che aiuta ad allargare la ragione, e così facendo si comprende anche la verità, e comprendendo la verità si capisce anche come noi dobbiamo donare agli altri la verità. Perché l'amore è soprattutto donazione di verità. Noi quando vediamo le cose false, sbagliate, reagiamo. E perché? Perché vediamo che non possiamo amare in quanto chi vorremmo amare vive nel falso. Quindi vedete che illuminazione noi riceviamo dalla rivelazione di Dio. Però c'è anche il problema della pena, cioè perché noi sottoponiamo ad una pena chi ha commesso un omicidio? Perché io non sottometto alla pena un gatto che si è mangiato un topo? Perché anche loro fanno, come dire, un atto contro, in questo caso, la vita di un altro essere animale. Non ho mai visto uno Stato che ha messo delle sanzioni per un gatto che mangia un topo. E la ragione qual è? Che non sono esseri razionali, e non essendo esseri razionali non hanno coscienza, non hanno consapevolezza. Quello che fanno lo fanno distinto di sopravvivenza. Prendo un esempio: i cannibali, sapete chi sono, no? Sono quelle tribù, forse ce ne sono ancora, mi pare, in qualche zona dell'Asia, dell'Africa, che mangiano gli esseri umani. Abbiamo avuto anche nell'America Latina gli Aztechi, gli Incas, che
facevano i sacrifici umani, oppure estraevano dei corpi, particolari organi, eccetera. Come mai l'uomo può essere arrivato a questo? Perché evidentemente il livello razionale era ancora primordiale, rude. Tant'è vero che questi popoli, quando arrivano i missionari che li evangelizzano, probabilmente si convertono e non hanno più questi costumi che evidentemente li assimilano più a degli animali che a degli esseri umani. E questo è l'esempio di come il lavoro della evangelizzazione, della missione, umanizza. Quando uno pensa, dice, dobbiamo diffondere il Vangelo, uno pensa che diffondere il Vangelo sia la propaganda religiosa e basta. No, Gesù ha voluto che noi diffondessimo il Vangelo per umanizzare il mondo. Quindi più noi facciamo conoscere Cristo, più mettiamo le condizioni per l'umanizzazione dell'essere umano, dei popoli, delle nazioni. Guardate che l'evangelizzazione è un'opera grandiosa che ognuno di noi può fare nei confronti di tante persone che magari incontriamo e che sono rudi, cioè non hanno gli elementi base per vivere nel consorzio umano, e quindi di conseguenza tutto ciò che fanno è come dire, è una sorta di piano inclinato. Perché? Perché non possedendo loro una concezione di Dio, è evidente che fanno tante cose che prescindono da Dio, a cominciare dal sacro. Prego, ci sono dei posti, potete venire. Allora lo Stato infligge la pena perché in questa maniera vuole, come dire, sanzionare e richiamare chi ha prevaricato all'ordine. Il che vuol dire quindi che c'è un ordine, l'ordine che il Creatore ha messo nel creato e che un potere di governo, se è retto, se agisce secondo giustizia, deve far rispettare. Se no vuol dire che non è un potere, ma direbbe Sant'Agostino, è una banda di malviventi, magari che hanno l'etichetta di governo, ma in realtà si sono solo messi d'accordo tra di loro per poter perseguire determinati scopi, interessi personali. Che cosa quindi dice al 470 proibisce il quinto comandamento? Il quinto comandamento proibisce, come gravemente contrari alla legge morale, l'omicidio diretto, quindi uccidere qualcuno volontariamente, quindi l'omicidio diretto o volontario. Non quello colposo o involontario, cioè quello che può capitare per delle circostanze in cui vengo a trovarmi. Poi proibisce l'aborto diretto, voluto come fine o come mezzo, quindi sia nel caso che il fine sia di non volere il figlio, sia nel caso che sia un mezzo, per esempio, per ottenere dei pezzi di carne, di corpo, di organi per fare dei farmaci, nonché la cooperazione all'aborto. Un'infermiera che non provoca né l'aborto, ma assiste all'aborto, anche lei commette questo gravissimo peccato, perché coopera direttamente. Perché l'essere umano, fin dal suo concepimento,
va rispettato e protetto in modo assoluto nella sua integrità. Ma perché? Perché la vita è sacra, non appartiene agli esseri umani. L'eutanasia diretta, sapete, questa è una parola greca che vuol dire dolce morte, perché la si ottiene, dicono, è con dei sistemi che a colui che, a cui viene praticata, quasi non se ne avverte. Quindi se ne va, diciamo, dolcemente, eutanasia, thanatos in greco vuol dire morte, e quindi eu vuol dire buono, è la stessa radice di Vangelo, euangelion, che vuol dire annunzio buono, gioioso, morte gioiosa, eutanasia, no? Questo per dire come le parole vengono usate per, come dire, addolcite, per renderle più digeribili. Poi c'è quindi l'eutanasia diretta, che consiste nel mettere fine con un atto oppure l'omissione di un'azione dovuta, per esempio intervenire con un'iniezione, con una flebo, perché altrimenti si aggraverebbe. Allora no, io non lo faccio, così muore prima. È dovuta alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. E infine il suicidio. Il suicidio, che vuol dire uccidere se stessi, è la cooperazione volontaria al suicidio. Oggi, pensate, hanno parlato di suicidio assistito. Pensate, anche qui hanno coniato una frase bella di quelle che si possono digerire, ecco, suicidio assistito. In quanto è un'offesa grave al giusto amore di Dio, di sé e del prossimo. Noi tutti ci inorridiamo quando sentiamo che nei campi di concentramento c'erano i medici che erano deputati a far morire con delle iniezioni letali le persone. Tutti ci inorridiamo, no? E non ci stiamo rendendo conto che stiamo facendo peggio di loro oggi. Quanto alla responsabilità del suicidio, cioè di chi si uccide da solo, con le sue mani, o con una pillola, con un, diciamo, un veleno, quanto alla responsabilità, essa può essere aggravata in ragione dello scandalo o attenuata da particolari disturbi psichici o da gravi timori. Che vuol dire? Il suicidio è aggravato dal fatto che crea uno scandalo in chi viene a saperlo, a cominciare dalle persone più prossime e per finire a quelle magari più larghe, più lontane, distanti. Però può essere questo scandalo attenuato dal fatto che la persona che si è uccisa aveva particolari disturbi psichici o gravi timori che gli avevano un po' squilibrato l'esistenza. A noi pure sarà capitato, penso, a volte di aver saputo di gesti di suicidio. Magari si dice, ma chissà che cosa gli passava per la testa, cioè uno squilibrio permanente, uno squilibrio temporaneo, è vero, che può portare a questo atto insano. Ecco perché noi dobbiamo sempre aiutare le persone che sono disturbate, che sono depresse, che attraversano dei momenti difficili della vita, aiutarle con la nostra vicinanza, con il nostro amore, con la nostra, direi, apprensione, premura, in modo da, come dire, scongiurare gesti estremi, gesti insani. Poi c'è un articolo su quali sono le procedure mediche
consentite, quando la morte è considerata imminente, sapete che la Chiesa non vuole che ci sia l'accanimento terapeutico, cioè vuole che ci siano le cure palliative, ma non che ci si accanisca oltremodo quando ragionevolmente si sa che non si otterrebbe nulla, ma anzi si farebbe soffrire ancora di più. Il 473 parla di come si evita lo scandalo. Sapete, la parola scandalo è anche questa una parola greca che vuol dire inciampo. Loro dicono i greci scandalon, che vuol dire una pietra che tu non hai visto, ci inciampi e vai diritto a terra, ti rompi la testa. Scandalo. Naturalmente viene usata in termini metaforici per indicare qualcosa che provoca qualcos'altro, e cioè che cosa? Un turbamento grave nell'anima di una persona, nel sapere che quello ha fatto così. Per esempio, un prete, l'avrete sentito, che fa degli abusi di natura sessuale o che si appropria dei beni, di denaro, provoca scandalo, perché dice: ma come? Una persona che si è consacrata, che ha rinunciato al matrimonio, fa questo? È uno scandalo. E allora la gente dice: ecco, io non credo ai preti. Oppure un sacerdote che si appropria di denaro oltre misura. E allora chiaramente come? Fanno professione di beni, di povertà, di avere giusto il necessario. Ecco lo scandalo. Lo scandalo. Ho voluto fare questo esempio. Gesù ha addirittura condannato le azioni commesse nei confronti dei piccoli, cioè che scandalizzano i piccoli. Naturalmente, quando si dice piccolo non si dice solo i piccoli anagrafici o i bambini, i piccoli anche i semplici, cioè le persone che sono ignare, che sono sprovvedute e che non devono essere scandalizzate. Addirittura Gesù è arrivato a dire che sarebbe meglio, piuttosto che provocare lo scandalo, che colui che scandalizza si leghi una macina da mulino al collo, sapete le macine da mulino, e si butti in mare. Guai a chi scandalizza, ha detto il Signore. Questo lo dico perché a volte, anche recentemente mi hanno letto ieri di un articolo di un prete biblista, questo è un altro scandalo, che ha detto che non esiste l'inferno. Questi sono altri scandali che noi provochiamo nei fedeli, e poi oggi con i social eccetera si moltiplica ancora di più, perché prima sta cosa tu la dicevi in un'omelia, la messa, e la sentivano 50 persone. Adesso, mettendola su un social, la sentono, e quindi poi ci sono gli scandali, che la gente dice: ah, poi ci sono quelli ignoranti che dicono: ah, è vero, ah, ma allora guarda le sciocchezze che ci hanno detto finora i preti qui e là, eccetera, eccetera. Pensate che io questo signore, sedicente biblista, l'ho anche una volta stigmatizzato con degli argomenti, perché mi ero stato sollecitato dal titolare di un blog a rispondere a questo sedicente biblista, perché c'è questo gusto di provocare la meraviglia e quindi lo scandalo. Quindi vedete, lo scandalo si può fare anche con i pensieri, con le parole, non solo con le azioni, diciamo, fisiche e materiali. Quale dovere abbiamo verso il corpo? 474. Dobbiamo avere una ragionevole cura della salute fisica propria ed altrui, evitando tuttavia
Il culto del corpo. Oggi ci sono, sapete, le palestre, il bodybuilding, c'è questo culto del corpo. E ogni sorta di eccessi. Il corpo va curato in ciò che è giusto, perché si mantenga in salute. E la prima cura da avere del corpo è la regola della vita. Cioè non essere sregolati nel mangiare, nel bere, nel dormire o nel non dormire, dormire troppo, dormire poco. Gli eccessi, questi eccessi vanno evitati perché il nostro corpo, che è tempio dello Spirito Santo, è sacro quindi, in quanto ci abita l'anima che Dio ha messa in esso, in vista della risurrezione finale, si conservi per questo fine, perché nel mondo il nostro corpo ci serve per fare le cose belle, buone, per noi stessi e per gli altri, e ci servirà il corpo quando dopo la morte il Signore preparerà una dimora eterna con la risurrezione. Ecco perché noi abbiamo venerazione dei corpi dei defunti, li mettiamo nelle tombe, nei roculi, li orniamo di fiori, mettiamo dei lumi, perché essi sono stati il tempio dello Spirito Santo e nello stesso tempo essi un giorno risorgeranno. E quindi ecco la cura vera del corpo, quella spirituale, non quella materiale, estetica appena. Poi c'è qualche domanda che potete leggere da solo, qualche articolo. Vengo al 480. Che cosa chiede il Signore ad ogni persona a riguardo della pace? Tocchiamo questo tema perché è di attualità. Ho fatto già un cenno all'inizio. Il Signore che proclama beati gli operatori di pace chiede la pace del cuore. Sapete cos'è la pace del cuore? Vediamo, c'è qualcuno che cosa dire. Sant'Agostino ha dato una definizione impareggiabile. Egli dice che il cuore ha pace quando riposa in Dio. Quindi la pace del cuore viene dal nostro rapporto con Dio. Se noi adoriamo Dio, se noi diamo tempo a Dio ogni giorno, mattina, mezzogiorno, se ogni volta che è possibile, San Paolo dice fate tutto rendendo grazie a Dio. Mangiamo, benediciamo il cibo. Dormiamo, ci facciamo il segno della croce. Ci alziamo, apriamo gli occhi, ringraziamo il Signore che ci fa vedere un altro giorno. Ecco la pace del cuore. Come pian piano si inocula in noi questa pace che ci rende pacifici, quindi sempre miti, sempre disponibili ad affrontare le diverse esigenze del lavoro, dei rapporti, gli imprevisti, le relazioni, la pace del cuore. In greco pace si dice irene, irene noi diciamo in italiano, e diversi si chiamavano ireneo, irene, cioè pace. La pace del cuore. E nello stesso tempo denuncia l'immoralità dell'ira. Sapete cos'è l'ira? Sì,
penso, la collera, l'ira. Cioè, quando da noi improvvisamente schiocca una emozione per cui non guardiamo, non capiamo più niente e ci scagliamo contro l'oggetto presumibile, è vero, che ci ostacola nelle nostre mire. Attenzione, questo spiega la guerra. La guerra ha origine dall'ira, perché come la pace, la guerra nasce nel cuore. Attenzione, avete mai conosciuto gente che ha il cuore in guerra? Vi do un segnale. Quando vi rovesciano addosso una tempesta di parole, è la guerra. Vuol dire che dentro, nell'animo, ci sono sentite punte e quindi rovesciano fuori disordinatamente tutto quello che è possibile, diremo noi, per mettere le mani avanti. Invece l'uomo pacifico non ha bisogno di questo, come Gesù, il quale gli hanno rovesciato addosso tutti gli improperi possibili. È lui che quello ha detto. Ricorderete l'episodio famoso del servo del sommo sacerdote che gli diede uno schiaffo, non era proprio uno schiaffo, era qualcosa di più, perché era con il guanto ferrato. Disse: così rispondi al servo del sommo sacerdote? E lui replicò calmo: se ho detto qualcosa di male, hai fatto bene a percuotermi. Ma se ho detto qualcosa di bene, perché l'hai fatto? Oggi un amico mi ha detto una cosa che vi voglio rivendere. È andato a farsi la comunione e lui prende solo la comunione in bocca. Il prete non gliel'ha data con piglio imperioso. Poi è andato da lui dopo, il prete, è andato da questo amico e gli ha detto: lei mi deve dire perché vuole la comunione in bocca. E lui calmo ha risposto: le faccio prima io una domanda. Lei perché non vuole darmi la comunione in bocca? Se lei risponde a questa domanda, io le darò la risposta alla sua. Ha fatto come Gesù, il quale spesso ai farisei che lo provocavano girava e faceva un'altra domanda più a fondo. Questo prete non mi ha detto il resto, come sia rimasto. Immagino che sarà rimasto senza argomenti, perché tu devi dare un argomento. Allora comincerai a dire le ragioni secondo te, ma allora a quel punto che fai? Vai in sede separata e fai un ragionamento per cercare di vedere chi ha ragione e chi ha torto, sapendo poi che la Chiesa vuole anche che la comunione sia data sulla bocca. Perché tu vuoi privare un fedele di questo suo diritto? Tu che diritto hai? Il prete non è il padrone dei sacramenti. Il prete è un ministro. Cosa vuol dire ministro? Sì. Che amministra. Voi vi immaginate un amministratore di condominio che spadroneggia con i soldi dei condomini? Deve fare il rendiconto, deve dimostrare che amministra con giustizia, seguendo le norme che sono superiori a lui. Che cos'è la pace nel mondo?
La pace nel mondo, la quale è richiesta per il rispetto e lo sviluppo della vita umana, non è semplice assenza della guerra o equilibrio di forze contrastanti, ma è la tranquillità dell'ordine. Questa è una frase di Sant'Agostino. Quindi la pace è la tranquillità dell'ordine. Perché non c'è la pace? Perché c'è il disordine. Disordine a vari livelli. A livello familiare. Donne che lasciano il marito e se ne vanno con un altro uomo. Gente che vive con l'amante. E poi via via potete arrivare a tutti gli altri disordini. Perché il disordine è qualcosa che parte dal piccolo e arriva al grande. Se si corrompe il piccolo e si corrompe il grande, il politico corrotto non potrà dire al piccolo ladruncolo non devi rubare, perché ha rubato lui per primo. E quindi il disordine che si allarga. La pace del mondo, quindi tranquillità dell'ordine, o dice il profeta Isaia, frutto della giustizia ed effetto della carità. La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo. Se l'uomo incontra Cristo, entra nella pace, perché solo Lui è venuto a fare la pace tra coloro che erano nemici tra di loro. Ha fatto dei due un sol popolo, giudei e greci, convertendosi. Noi oggi nella Chiesa abbiamo tanti uomini e donne di tutte le nazioni che convivono tranquillamente. Quindi vuol dire che Cristo la pace la fa. Se veramente noi seguiamo il Signore e se non invece seguiamo altri interessi. Quando è moralmente consentito l'uso della forza militare? 483. L'uso della forza militare è moralmente giustificato dalla presenza contemporanea delle seguenti condizioni: certezza di un durevole e grave danno subito. Questo è il primo punto. Qual è il grave danno che la Russia ha subito dall'Ucraina? Secondo, il rispetto, secondo, inefficacia di ogni alternativa pacifica. Ho esplorato tante alternative, non c'è nessuna che risolve il problema. Quali sono le alternative pacifiche tra due popoli, tra l'altro della stessa, direi, dello stesso ceppo etnico? Perché l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia, che sarebbe la Russia bianca, in russo si dice Bielorussia, che vuol dire Russia bianca, costituiscono le Russie. È possibile che non abbiano alternative pacifiche? Ci sono delle mire. Non voglio dire che la mira sia solo nella Russia, ci può essere anche nell'Ucraina. Non sto facendo qui un'analisi politica. Poi, terzo, fondate possibilità di successo delle alternative pacifiche. Certo, se si dialoga si può arrivare a degli accordi e evitare i guai terribili della guerra, con tutte le conseguenze poi che vengono nell'odio dei popoli, nelle vendette, eccetera. Ne vedremo.
Le vedremo, ne abbiamo già viste e ne vedremo ancora. Assenza di mali peggiori, considerata l'odierna potenza dei mezzi di distruzione. Che cosa si ottiene distruggendo le abitazioni delle persone, distruggendo l'economia che faticosamente si mette su? Possibile che non esistano delle possibilità di accordo? Non c'è cosa peggiore che arrivare alla guerra. C'è gli ultimi tre articoli: in caso di minaccia di guerra che spetta la valutazione rigorosa di tali condizioni, si parla dei governanti, però bisogna vedere i governanti che capacità di giudizio hanno per poter comprendere se abbiano poi le capacità di valutare le condizioni per una guerra. Come ha detto Gesù, i potenti di questo mondo vogliono solo sentirsi chiamare padroni, e raramente ci sono nella storia casi di re, di governanti equi, giusti, ma in genere sono tutti guidati da calcoli, calcoli di interesse che in scala vanno da uno a milioni. In caso di guerra, che cosa chiede la legge morale? La legge morale, quando diciamo la legge morale, diciamo tutte quelle cose che riguardano i comportamenti umani. Da quelli, in un caso, ecco qui, della morte, a quelli della vita, ai rapporti umani col prossimo, ai rapporti sociali, tutto ciò che è morale. Allora, rimane sempre valida. Essa chiede, la legge morale, che si trattino con umanità i non combattenti, i soldati feriti e i prigionieri, quindi che non ci siano vendette. Le azioni deliberatamente contrarie al diritto delle genti e le disposizioni che le impongono sono dei crimini che l'obbedienza cieca non serve a scusare. Quando abbiamo sentito che i gerarchi nazisti o comunisti hanno detto nel tribunale: ma noi abbiamo dovuto obbedire agli ordini superiori. Questo non scusa a livello morale. Tu puoi ribellarti a costo di essere ucciso. Ecco, quindi si devono condannare le distruzioni di massa, come pure lo sterminio di un popolo o di una minoranza etnica, che sono peccati gravissimi. Vedremo ora tutto l'esodo dei profughi, dei rifugiati, sono tutte le conseguenze che vengono dal peccato e che ci passano già sotto gli occhi. Lo sterminio di un popolo, di una minoranza etnica, che sono peccati gravissimi. Si è moralmente in obbligo di fare resistenza agli ordini di chi li comanda. Quindi noi siamo moralmente obbligati a resistere nei confronti di chi vuole sopraffare col suo potere. Ultimo, 486. Che cosa bisogna fare per evitare la guerra? Si deve fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare in ogni modo la guerra, dati i mali e le ingiustizie che essa provoca. In particolare, bisogna evitare l'accumulo e il commercio delle armi, non debitamente regolamentati dai poteri legittimi, le ingiustizie soprattutto economiche e sociali, le discriminazioni etniche e religiose, l'invidia, la diffidenza, l'orgoglio, lo spirito di vendetta.
quanto si fa per eliminare questi ed altri disordini aiuta a costruire la pace e ad evitare la guerra. Molto difficile, sembra quasi un'utopia, a meno che gli esseri umani non si convertano a Dio. Ecco perché Gesù ha voluto annunziare il Vangelo di Dio, della paternità di Dio, perché se noi ci convertiamo a Lui, tutte queste cose scompaiono dal nostro orizzonte. Guardate il quinto comandamento, che ricchezza ha per la nostra esistenza. E come, catechizzati da piccoli, ci rende pacifici e desiderosi di rispettare la vita come realtà sacra appartenente